Non bisogna mai sottovalutare nessuno, soprattutto in campo europeo. Lo Sparta Praga ha vinto tutte le 6 partite di campionato. È una squadra che gioca un calcio intenso, una squadra veloce, moderna, da pochi punti di riferimento. Quindi ci saranno tante difficoltà dentro la gara di domani sera, per questo che dobbiamo prepararci bene. Noi lavoriamo per ottenere dei risultati, lavoriamo per crescere, lavoriamo per diventare sempre più competitivi, e il fatto di aver ottenuto questi risultati dà ancora più convinzione e forza al nostro lavoro, e è su questo che dobbiamo continuare a insistere, ripeto, perché siamo solamente inizio stagione, perché questo è solamente un risultato parziale, ma noi vogliamo conquistare un risultato definitivo a fine stagione. Il finale di stagione scorso ci ha impegnato tantissimo e ci ha abituato anche a lavorare con così tante partite, quindi a cercare di recuperare bene, a cercare di preparare in poco tempo, però sempre con tanta accuratezza, ogni singola partita. È quello che stiamo cercando di fare quotidianamente, tutte le settimane. Gli impegni sono tanti, è quello che volevamo, e quindi adesso non ci tiriamo indietro e pensiamo una partita alla volta. Tatarusano è un professionista esemplare, è un ottimo portiere, credo che non siano giusti i confronti tra lui e Donnarumma, perché sono due giocatori nello stesso ruolo ma con caratteristiche importanti, ma ha la mia completa fiducia e ha la fiducia anche dei suoi compagni. Noi non abbiamo tempo per fare processi, abbiamo solamente tempo per cercare di valutare bene il nostro lavoro, per cercare anche di capire certi errori, per cercare di migliorare questo che stiamo facendo. Stiamo parlando di due giocatori ancora molto giovani che ancora devono riempire il proprio bagaglio, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dal punto di vista caratteriale, ma che hanno sicuramente qualità importanti, quindi devono continuare a crescere, devono continuare a volere questi miglioramenti e a lavorare con grande applicazione. Poi è chiaro che sono fortunati perché hanno del talento, ma sanno benissimo, sappiamo tutti benissimo, che da solo il talento non serve a raggiungere grandi risultati se non accompagnato da un lavoro, da una dedizione, da una passione quotidiana. Noi siamo qui per cercare di migliorare la passata stagione. Credo che nessuno di noi sarebbe contento se alla fine di questa stagione arrivassimo ancora sesti o dietro al sesto posto. Quindi è chiaro che bisogna migliorare, e per migliorare devi cercare di competere con le squadre che sono arrivate davanti a noi. In Italia il campionato è molto difficile, i risultati nella Champions League delle squadre italiane lo stanno dimostrando. Quindi noi dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo continuare a essere molto competitivi e continuare a lottare per partita per partita per cercare di migliorare il nostro piazzamento finale.